Carissimi, penso a quello che in questo momento passa nel vostro cuore e soprattutto penso alla seduzione che esercita in questo momento il Signore nella vostra vita. Quella seduzione che oggi vi porta ad essere qui. Qui, dove in questa chiesa cattedrale diventa più evidente che cosa sia la comunità cristiana, la Santa Assemblea, la Chiesa. Penso a quello che in questo momento passa nella vostra mente, alla forza che esercita in voi il servizio della comunità, che vi chiede di mettere in gioco i doni che il Signore vi ha fatto, a partire dalla vostra giovane età, a partire dalla vostra intelligenza, dal vostro entusiasmo. Qui si vede che la Chiesa è realmente il corpo mistico del Signore, che la Chiesa è ricolmata della varietà dei doni e dei ministeri. Qui si vede che la Chiesa è la sposa che il Signore unisce a sé, che rende sempre più bella, perché sia in mezzo agli uomini un segno della sua presenza, la presenza del crocifisso risorto, che diventa per tutti gli uomini un segno di speranza per l'intera umanità, perché il crocifisso risorto è il testimone di questo Dio che oggi nella vostra vita esercita quella seduzione che vi porta a far sì che il vostro eccomi a Lui diventi sempre più concreto e radicale. Voi siete qui perché siete stati sedotti dal Signore Gesù, colui che ci narra un Dio che pensa e agisce così, come d'altra parte narrano oggi le Scritture. Essenzialmente dico che voi siete qui prima di tutto per questo, sedotti dal Signore Gesù, sedotti dal suo Vangelo e soprattutto sedotti anche dalla comunità cristiana, che voi così pensate, così avete imparato a conoscerla, così avete imparato a frequentarla, così volete servirla, come colei che continua in mezzo agli uomini questa presenza del Signore Gesù, che ci narra che Dio è come questo Padre che ci descrive Luca nel capitolo 15 del suo Vangelo. Vorrei partire proprio da questo passaggio redazionale che l'Evangelista Luca ci consegna nei primi versetti di un capitolo che da tutti viene pensato, da tutti gli studiosi, come il cuore di tutto il Vangelo, di quel Vangelo che narra la misericordia di Dio. Il Vangelo di Luca è tipico. Luca, direi che questo testimone quasi sembra aver attinto direttamente al cuore di Dio, perché Luca si fa ammaestrare da questo Signore Gesù. E qui al capitolo 15
All'inizio, in questo passaggio redazionale, Luca dice che si avvicinarono a Gesù i pubblicani e i peccatori, e dice Luca che si avvicinano perché lo vogliono ascoltare. Ora, il verbo ascoltare è un verbo peculiare. Ascoltare è l'azione che fa chi presta orecchio a un altro, a cui si riconosce un'autorità. E in particolare, nella rivelazione ebraico-cristiana, ascoltare è il verbo tipico dell'appartenenza al popolo dell'alleanza. E nel Nuovo Testamento è il verbo di chi si fa discepolo di Gesù. Chi è il discepolo di Gesù? Il discepolo di Gesù è colui che ascolta il Maestro e si mette ai suoi piedi, perché il Maestro lo possa appunto formare. Dunque, i pubblicani, dice Luca, e i peccatori lo ascoltano. I pubblicani diventano discepoli, si mettono ai piedi di Gesù. E il contrasto è segnato dal fatto che Luca continua in questa sua precisazione, perché i peccatori lo ascoltano, mentre i farisei, gli scribi, cioè gli uomini della legge, gli uomini che conoscono la parola di Dio, la Torah, invece mormorano. Anche qui il verbo mormorare, noi sappiamo, soprattutto nell'Antico Testamento, è un verbo molto pregnante, perché è il verbo che viene utilizzato quando gli israeliti nel deserto induriscono il loro cuore, quando passano dal culto del vero Dio all'idolatria. La mormorazione è l'anticamera dell'idolatria e quindi del rinnegamento di Dio. Se volete dunque ascoltare e mormorare, sono due verbi che ci mettono dinanzi alla relazione che si può instaurare con Dio, l'alleanza, la piena apertura. Nel Nuovo Testamento addirittura il discepolato, essere dietro al Maestro, ascoltare, oppure addirittura l'indurimento del cuore, che è l'esatto contrario della fede, che è l'esatto contrario appunto del mettersi in un atteggiamento di discepolato. E da qui la terza delle parabole che contiene il capitolo 15. Le prime due sono state saltate, la terza, la più pregnante, è quella che ha esercitato e continuerà ad esercitare su di voi sempre una seduzione del cuore. Perché in questa parabola noi cogliamo il cuore del Vangelo di Gesù. Quel Vangelo che intanto deve essere accolto. Ci si fa discepoli di questo Vangelo. Questo Vangelo ci chiede di stare ai piedi di Gesù, come stava d'altra parte Maria, la sorella di Marta, che aveva ospitato nella casa Gesù Maestro. E lì, se vi ricordate, in quell'altra scena evangelica, è Gesù che in fondo ospita Maria e ospita Marta. Loro si sono preoccupati di dare a Gesù un posto nella loro casa, ma eventualmente l'atteggiamento di Maria ci dice che Gesù è colui che ospita
perché comincia a proferire la parola, il Vangelo, e quindi fa entrare Maria, la fa entrare dentro questa narrazione, dunque dentro la relazione con questo Dio. Quando Gesù annunzia il Vangelo e annunzia che Dio è così, non vuole solo nutrire il nostro intelletto, la nostra conoscenza, ma Gesù ci coinvolge dentro la relazione con questo Dio che è come questo Padre. Un padre che accoglie un figlio che ha sperperato le sue ricchezze. Non ci possiamo molto fermare sui particolari di questa pagina lucana, ma vorrei solo farvi notare che cosa fa questo padre nei confronti di chi non ha assolutamente né capito né vissuto la relazione con un padre unico, meraviglioso. Non esiste un padre che è capace di amare come ama questo padre e come questo padre ama in fondo ambedue i figli. Questo padre riaccoglie il figlio che ha sperperato e lo accoglie perché non ha mai finito di attenderlo. Non ha finito dunque mai di amarlo. Lo attende, da lontano lo vide e gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e fece tre cose. Lo ricostituisce attraverso questi tre gesti, lo ricostituisce nella sua piena dignità filiale. Questo figlio che, resosi conto di quello che aveva fatto, cioè di aver tradito la relazione, e tale relazione con il padre che addirittura ritorna lui stesso consapevole che non è più un figlio e che vuole essere trattato invece da garzone, e invece il padre lo ricostituisce nella sua piena dignità di figlio. Calzari, anello, veste, sono i segni di una dignità ricostituita. Lo schiavo non ha sandali, il figlio ha un anello, l'anello del sigillo. Il figlio non è uno straccione, ma una veste che gli dà la sua piena dignità di appartenenza a un simile padre. Penso a voi, carissimi. Penso alla vostra giovane età. Penso alla seduzione che esercita Gesù nella vostra vita, il quale prima di tutto vuole coinvolgervi dentro questa relazione con il Padre. Voi siete i primi chiamati a questa relazione, voi. Voi siete, grazie a Gesù, coinvolti dentro questa relazione che è talmente pregnante che addirittura diventa relazione che segna le vostre esistenze e che nella Chiesa diventa relazione da condividere. Ed è qui allora che cogliamo il significato dei due ministeri che oggi voi ricevete, il lettorato e l'accolitato. Il lettorato, diventerete nella Chiesa lettori istituiti delle Scritture. Il lettorato. Voi avete imparato a gustare, che bello il Salmo di oggi, gustate, vedete quanto è buono il Signore. Voi avete imparato a gustare il Vangelo, voi avete imparato a gustare le Scritture, quelle Scritture che vi hanno fatto diventare come questi peccatori e pubblicani, che hanno il desiderio di ascoltare un Evangelo, una bella notizia, che vogliono essere raggiunti da Dio e dalla sua parola, che certamente
percorre vie che non sono le vie umane. Secondo il sentire umano, Dio invece si avvicina non a chi è segnato dalla lontananza, dal peccato, ma si avvicina agli uomini religiosi. E invece, attenzione, il Vangelo di oggi, sentite la bellezza, il Vangelo di oggi invece dice tutt'altro. Nella seconda lettura Paolo vi ha ricordato, ve lo dicevo poco fa mentre pregavamo in cappella, Paolo vi ha ricordato un assurdo che la comunità cristiana ha sempre fatto fatica ad assimilare. Ma com'è possibile? Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato. Vedete chi è Dio? Quel Dio che seduce il cuore, quel Dio che diventa dunque nella vostra vita non un'astrazione, né tantomeno il datore di lavoro della vostra vita, ma questo Dio che vi entra così, perché voi per primi avete imparato sulla vostra stessa pelle, e ci conosciamo già, con ciascuno di voi ci siamo incontrati, ci conosciamo. Voi sapete da dove viene il vostro vescovo, ma io ormai so da dove venite voi. Per cui questa parola è vostra. Voi sapete che così Dio è stato nella vostra vita, in ciascuno di voi. Vi guardo in faccia, tutte e 10. Così Dio è stato nella vostra vita. È vera questa parola. Per noi, perché noi potessimo diventare giustizia di Dio, figli amati, noi che veniamo dalla lontananza da Dio. Questo esercita nel vostro cuore il Vangelo, esercita una relazione con questo Dio che nella vostra vita avete imparato a gustare quanto è buono. Il ministero del lettorato. Voi siete in cammino verso il presbiterato e il presbiterato vi affiderà nelle comunità il Vangelo che voi dovete condividere con la vostra gente. Ecco perché lungo il cammino verso il presbiterato c'è un ministero per voi transeunte, ma noi sappiamo che nella Chiesa c'è anche il ministero per altri, stabilmente il ministero del lettorato, perché arrivi a tutti la bontà del Signore, quanto è buono il Signore. E poi il ministero dell'accolitato. Vedete, carissimi fratelli, la parola di Dio ci narra un Dio che è così, un Dio che è padre e un figlio che, perché noi possiamo sapere e sperimentare che Dio è padre, si umilia fino a farsi peccato, fino ad assumere, vi ricordate che cosa dice la scrittura? Ha preso su di sé i nostri peccati. E qui sapete che la traduzione è un po' errata. Ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In latino quel tollit, mi pare che abbia un altro significato. Fero, il verbo fero in latino, che porta il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che porta il mio e il vostro peccato. E allora, con il ministero dell'accolitato, così come nel ministero del lettorato, noi veniamo a contatto con un Dio che è così, che si umilia nella sua parola. È un Dio che si umilia su questo altare, diventando ancora una volta un Dio che ci raggiunge nella nostra totale distanza. E per questo è un Dio che parla le nostre parole umane, è un Dio che viene dentro i gesti ordinari della nostra vita, le esigenze della nostra vita. Noi viviamo di parola, noi viviamo di pane. E con l'accolitato voi sarete più vicini all'altare, ma sapete come? Un passo indietro. Accolitato,
Questo significa un passo indietro. Perché voi un giorno salirete sull'altare, ma non salirete sull'altare come re. Non salirete sull'altare con una visione sacrale della vita, con una visione clericale, con una visione autoritaria. Voi sapete perché potete salire sull'altare, perché prima siete stati abituati ad assimilare nella vostra mente, nel vostro cuore, un'amicizia, avete gustato chi è il Signore che su quell'altare si offre ancora per noi, colui che si umilia. Poco fa abbiamo letto Filippesi 2, lo abbiamo pregato. Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Vedete che cosa è oggi per voi il ministero del lettorato e il ministero dell'accolitato? Una opportunità che voi potete vivere oggi, di essere sospinti, vi dicevo poco fa nella cappella, sospinti dietro al Signore. Lui, che intanto ci narra un Dio che è così. I peccatori, i pubblicani, lo ascoltavano, perché Gesù narra di un Padre che è così. E poi l'accolitato. Voi oggi siete sospinti dietro a un Gesù non solo che annunzia un Dio così, ma un Gesù che nella vostra vita addirittura si abbassa, come si abbassa tutte le volte che noi celebriamo l'Eucarestia nelle nostre comunità. E qui vorrei anche darvi questo spessore ecclesiale alla chiamata che avete ricevuto. Da lì siete venuti, ognuno di voi ha una esperienza, c'è stato un momento in cui il Signore vi ha chiamato e vi ha collocato dentro un'esperienza ecclesiale dove si condivide l'ascolto della parola e la frazione del pane, e lì dovete ritornare, lì dovete servire dietro a questo maestro che ci narra un Dio così. È un maestro che ha questo stile di vita, che si umilia, che si abbassa. Poco fa vi dicevo che il Signore ci custodisca questo spirito di umiltà, che è tipico del Signore che noi dobbiamo servire, e che il Signore ci custodisca in questo modo dentro l'alveo che ci ha generati alla fede, che è quello della Chiesa, per cui noi saremo servitori del Signore e servitori della Chiesa che ci ha generato. Siamo debitori all'uno e all'altra, perché noi il Signore comunque lo abbiamo incontrato attraverso una comunità che ancora accoglie il suo Vangelo, e una comunità che continua a fare memoria della umiliazione del Signore nel gesto eucaristico, nel gesto del suo donarsi. Per cui, sedotti dal Vangelo, con lo stile di chi sta un passo indietro, lettori e accoliti. E per questo allora servirete il Signore, servirete la Chiesa. Non so se voi siete d'accordo, ma noi nella nostra Chiesa palermitana vogliamo preti così. Non perché è il nostro gusto del momento, ma perché questo è quello che il Signore vuole, servitori che annunzino che questo Dio è come questo Padre, è un Dio meraviglioso, e che lo facciano con lo stile dello stare un passo indietro, del servizio, dell'umiltà. Il Signore ce lo conceda. E non voglio tralasciare, e finisco, la prima lettura. Finalmente questo popolo entra nella terra di Canaan. Entra, sapete quando? Dopo che di nuovo Dio ha fatto un portento, come aveva aperto le acque del Mar Rosso, ha appena aperto Dio le acque del Giordano. E vorrei lasciarvi con questa idea bella. Nella nostra vita dobbiamo custodire la memoria di Dio, non la dobbiamo perdere mai.
E per questo dobbiamo avere un rapporto serio con la fonte che custodisce la memoria di Dio nella nostra vita, che è quella parola di Dio che voi lettori servirete. Ma voi che diventate accoliti, rimanete sempre lettori. Non azzera l'accolitato, il lettorato. No, no. Grazie a Dio i doni che Lui fa non annullano quelli precedenti, ma vengono in aggiunta, vengono in arricchimento. Dio opera così. Dio apre strade nel deserto, Dio apre il Mar Rosso, Dio apre il Giordano, perché c'è un popolo che deve passare, perché c'è un popolo che deve essere raggiunto dalla salvezza di Dio. Io vi auguro che la vostra vita sia memoria vivente, perché voi attingete alla memoria costantemente, che è la parola di Dio. Che la vostra vita sia memoria vivente per altri, che Dio apre strade nel deserto, che Dio allarga le acque del Mar Rosso perché altri vi possano passare illesi. Il Signore vi conceda di essere annunziatori di una salvezza e testimoni di una salvezza, lettorato e accolitato, che voi per primi avete toccato per mano. La parola vi ha raggiunti e voi conoscete che Dio è un Dio umile che sta tre passi indietro. Lui per primo, da ricco si fece povero, da Dio si fece uno di noi, addirittura, dice Paolo, si fece schiavo. Questo è l'augurio che noi vi facciamo, e questi sono i preti che questa santa assemblea vuole oggi, quelli che il Signore vuole oggi nella santa sua Chiesa.